Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora in questo video vi voglio fare la recensione di due prodotti che mi stanno aiutando tantissimo ad avere un make-up resistente per l'intera giornata e sono la mia base e il mio spray fissante. Partirei dallo spray fissante perché è il prodotto che utilizzo per la maggiore. Vi spiego, se mi trucco la mattina molto presto e voglio arrivare quasi impeccabile come stasera fino alla sera, utilizzo entrambi i prodotti. In caso contrario, mi dovessi truccare dopo pranzo, eccetera, utilizzo solo lo spray fissante perché insieme hanno una durata veramente eccellente per, mi sa che le ho provate una volta per 20 ore consecutive. E avevo il make-up leggermente sfatto, ma non più di tanto, cioè nessuno, non potevo dire che quel make-up lo tenevo su da così tanto tempo. E invece lo spray l'ho testato, allora diciamo alle 3 del pomeriggio fino alle 21-22 e ha retto benissimo, quindi hanno superato sia insieme che separatamente i test che gli ho fatto. Senza ulteriori indugi, vi presento i miei due alleati per far sì che il mio make-up mi regga veramente da mattina a sera con tutta la mascherina. Questo è lo spray del Puro Bio, si chiama Sunset Fix and Fresh Make-up Mist Acqua Fissante Make-up con acido ialuronico 100 ml. E invece questo è la base, la primer base della Yves Rocher Pure Parfum in italiano Makeup Primer illuminante ed è da 30 ml, no, 25 ml. Allora, parliamo prima dello spray fissante. Allora, è un'acqua leggera fresca, ideale per ottenere un make-up a lunga durata con una sola vaporizzazione, adatta a tutti i tipi di pelle, crea un leggero film invisibile che protegge il trucco e anche la pelle, sia il trucco che la pelle, perché c'è ovviamente è un prodotto biologico e ha anche degli ingredienti che aiutano a non chiudere del tutto i pori del proprio viso. A base di glicerina vegetale, estratti di camomilla che è rinfrescante e lenitiva e caprifoglio, sì, caprifoglio, arricchita di acido ialuronico e coadiuvato con effetti benefici della papaya, frutto della passione, mango e fico. Modalità d'uso, vabbè, vaporizzare a meno di 20 centimetri, non vicino entro i 20 centimetri, parlo italiano proprio benissimo. Allora, ha una vaporizzazione veramente leggerissima. Ora credo che vi ho sporcato, ecco, probabilmente ho sporcato, mamma che profumo, ho sporcato un po' l'obiettivo. Allora, ha una vaporizzazione veramente most, quindi non è forte, ma prende benissimo il viso. Spruzzato a una ventina di centimetri, una sola vaporizzazione, prende perfettamente il viso. A me dà leggermente fastidio agli occhi, quindi subito dopo averla vaporizzato cerco di asciugare velocemente, specialmente la zona occhi, per non farmi lacrimare. Perché le prime volte che ho utilizzato questo prodotto mi sono trovata ad aprire gli occhi e subito il prodotto mi è entrato all'interno, non era ancora del tutto vaporizzato e mi ha fatto lacrimare, andando ovviamente a rovinarmi il make-up. Quindi cerco subito velocemente con l'occhio socchiuso ad asciugare il tutto. Dovrei riportarmi in questa casa, a casa mia, il ventaglio che ho lasciato a casa dei miei genitori. Sì. Ci stiamo scaricando, non ti muovere. Un'altra pecca di questo spray è che se si vaporizzano troppe spruzzate, rischi di farti sciogliere il make-up. Sempre una delle prime volte, ovviamente perché ero in fase di test, ho spruzzato
una verso un lato, verso l'alto, e una centrale. Mi si era completamente sciolto tutto il trucco, l'ho dovuto togliere e rifare. Visto che andavo di fretta e ho fatto una bellissima sfumatura sul viola, e ho dovuto rinunciare e ho messo solo il mascara e sono scesa di casa. Capita, capitano anche questo durante le prove. Però una sola vaporizzata a 20 cm fatta correttamente ti permette di tenere su il make up tutta la giornata. Io direi che solo con questo 10 ore tranquillamente il make up ce la può fare. Poi, se hai bisogno di più tempo, come dicevo all'inizio recensione, ci affianchi questo prodotto della Yves Rocher, che è la base make up, il primer make up illuminante da 25 ml, zero alcol. È una cremina luminosa, sembra colorata ma non lo è, ha un color carne, ma eccolo qua. So se ho messo in una posizione un po' strana, ma appena si inizia a spandere il prodotto si vede solo l'estrema luminosità che ha. Ok, ora ne ho messo una squintalata, però il quantitativo che ho messo sulla mano, io di solito ci faccio tutto il viso e insisto in questa zona qua nel contorno occhi, perché ovviamente voglio che il mio correttore mi regga tutta la giornata, ovviamente nel contorno occhio non mi faccia pieghette strane. Mi illumina benissimo gli zigomi anche senza utilizzare un illuminante. Mi illumina ma non mi rende unta la fronte, il naso e il mento, ma aiuta il mio incarnato ad avere un effetto radioso senza essere lucido. Questo è il giochetto. Ha un buon profumo, non da fastidissimo, e utilizzato da solo con il fondotinta dell'Avril, quindi senza il fissante dopo, io direi che tranquillo si fa 7-8 ore anche lui, e aiuta il make up a rimanere su per tanto tempo. Una cosa che mi è piaciuta, e come sto dicendo nelle ultime recensioni, sia per quanto riguarda quando ho recensito la crema viso e il prodotto, il siero illuminante antimacchia che sto utilizzando della Barò, che vi lascio giù nell'info box il video e anche nelle delle schede, anche se utilizzo tutti i giorni diversi prodotti sul mio viso, il siero, la crema, il primer, il fondo, la crema solare e il fissante, io non ho problemi di pelle ostruita, pelle che mi si rovina, pelle disidratata. Ho trovato un equilibrio perfetto per il mio viso, e questi due prodotti mi stanno aiutando tantissimo a evitare strani stacchi, oppure la mascherina che scioglie il trucco. Veramente questi due prodotti insieme fanno sì che il make up duri l'intera giornata. Ho trovato una combo perfetta per durata, per effetto sulla pelle, per effetto a lunga durata, cioè lunga durata nel senso considerando lungo periodo di tempo. Ormai l'utilizzo questo mix di prodotti da dopo l'estate più o meno. Quindi ormai mi sono fatta tutta la stagione autunnale, mi sto facendo quella invernale senza alcun tipo di problemi sul mio viso. Inizio a essere stanca, ma mi manca un ultimo video e lo voglio fare. Ok, io ti ringrazio per avermi aperta. Ovviamente ti invito a mettere un pollice in su se queste recensioni ti sono state utili. Se non vuoi perdere i prossimi video, c'è sempre il tastino dell'iscrizione qui nell'ultima schermata e giù nell'info box. Ti invito a cliccarci se non vuoi perdere i miei prossimi video. Grazie mille per avermi aperta e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!